Siamo arrivati anche alla pagina sportiva che apriamo con il basket. Dopo le dichiarazioni di ieri del vicepresidente della Estra Pistoia Massimo Capecchi, oggi dall'America sono arrivate anche quelle di Rorro One. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. A distanza di 24 ore dalle parole del vicepresidente Massimo Capecchi, il sito del Pistoia Basket è uscito con una nota dagli Stati Uniti firmata Rorro One. In attesa che il presidente torni in Italia, con il suo arrivo previsto per la prossima settimana, il comunicato non chiarisce certamente i dubbi degli sportivi legati alla gestione tecnica. Stiamo allestendo un roster che avrà maggiore stazza fisica e sarà più versatile, è il commento del presidente, guardando a quel che è successo nel passato campionato. Sappiamo che vogliamo migliorare nella presenza a rimbalzo, in difesa e per quel che riguarda il movimento della palla. Vi posso dire che il nuovo allenatore sarà annunciato a breve e che fino ad ora è stato difficile portare in Italia il coach che volevamo a causa delle regole che favoriscono di più l'esperienza che un tecnico ha acquisito in aula rispetto a quella che si è conquistato sul campo. In questi primi mesi, prosegue e conclude Rowan, siamo sempre in una fase di transizione, ma sappiamo bene quello che vogliamo. La promessa che facciamo ai nostri tifosi è che lavoreremo duramente ogni giorno per raggiungere con il nostro progetto sportivo obiettivi sempre più ambiziosi per dare da un lato continuità alla società e dall'altro far sì che la nostra squadra possa puntare ad un posto nei play-off nel campionato di Serie A. Un comunicato che oggettivamente non risponde in maniera chiara a nessuna delle domande che rimangono in sospeso e che gli appassionati biancorossi continuano a porsi: quale sarà il budget, chi sono gli investitori e quali realmente gli obiettivi della società. Tutte domande alle quali può rispondere solo il presidente, che per ora appare troppo schivo e poco votato al dialogo. In attesa che parte la campagna abbonamenti, forse slittata dopo la metà di agosto, l'augurio è che la chiarezza tanto auspicata ci sia all'interno della società e del gruppo squadra. Tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. Passiamo a Montecatini, sponda Gema, dove ieri è stato presentato un progetto sul futuro societario. Gema, o meglio la T, Gema Montecatini, è già ai nastri di partenza per l'avvio della nuova stagione ed ha presentato molte novità per la prossima annata sportiva. Il primo, come è evidente, il nome, perché non sarà più la sola azienda di Alessandro Lulli a spingere il carro della nuova Montecatini, ma anche Paolo Morici con la sua T-Tecnica farà parte dell'ambizioso progetto dei Rossoblù, una scelta che ha scaturito molto scalpore, visto e considerato che l'azienda Valdinievolina nelle stagioni precedenti aveva supportato società come Pistoia Basket e soprattutto nella stagione scorsa la Fabo Aerons Montecatini. Le collaborazioni con le altre squadre del territorio ci stiamo parlando, naturalmente non saremo più presenti come lo siamo stati l'anno scorso, perché il nostro progetto quest'anno è di investire in questa nuova avventura, però le porte sono aperte e probabilmente faremo qualcosa anche con loro se gli interessi saranno comuni. E si è aggregato a questo progetto una persona splendida, piena di entusiasmo, piena di idee, che è Paolo Morici con la sua società, la T-Tecnica. Sono andato a trovarlo, c'è stato subito un feeling pauroso, quindi si sposa molto con i nostri valori e sono grato a lui che ha accettato di darci un aiuto importante, importantissimo in questo progetto. Novità anche la dicitura toscana sotto al nome, che vuole dare un'impronta regionale al club, lavorando alla costruzione di partnership con altre realtà imprenditoriali toscane. Stanno arrivando a supportarci delle grossissime aziende. Ultima, ma non per importanza, la conferma da parte del direttore sportivo rossoblù Guido Meini di lavorare per trasferirsi un anno al Palacarrara di Pistoia, visti i lavori al Palaterme. Non solo, l'altro annuncio del DS rossoblù è stata quella di puntare alla promozione in A2, con un roster che vedrà dei pesanti inserimenti. Chiarini, Toscano, nomi che ancora non sono ufficiali e confermati, ma che sono molto vicini a vestire la maglia di una Montecatini che il prossimo anno vuole sognare. L'ambizione è quella di provare a vincere, insomma è legittimo, non credo ci sia niente di male nell'avere un obiettivo importante. Chiaramente lo si fa ben consapevoli di quello che è il contesto dei grandi roster che hanno allestito tantissime squadre anche e soprattutto in Toscana, e questo è un segnale per il basket toscano sicuramente positivo. Chiudiamo con le finali del torneo di calcio dei Rioni allo stadio Marcello Melani con le categorie dei più giovani.
Sono terminate le finali del torneo di Rioni riservato al calcio, disputate allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Dopo la sfida dei seniores vinta dal Cervo Bianco in finale contro il Grifone, è stato il turno dei più giovani. Nella categoria esordienti la vittoria è andata a Rione del Drago, che in finale ha superato il Leon d'Oro per 8-7 dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 grazie alle reti di Soid per il Leon d'Oro dopo 10 minuti del secondo tempo ed il pareggio quasi immediato di El Baccali. Leon d'Oro che ha avuto la sua rivincita nella categoria giovanissimi grazie al successo sui rossoverdi per 2-1 con le reti di Pucci e Corsini nei primi 10 minuti del secondo tempo e la rete della bandiera segnata da Luca su rigore a metà ripresa. Leon d'Oro che si è ripetuto anche nella categoria allievi superando questa volta il Cervo Bianco per 4-3 dopo una sfida vincente. Giallorossi avanti 2-0 con le reti di Pemai e Menchi, poi il sigillo di Vaselli per il Cervo e 3-1 di Desi che chiude il primo tempo. Nella ripresa il Cervo Bianco accorcia le distanze con Simoni ma Cange riporta il Leone avanti 4-2. A niente vale la segnatura di Tesi nel finale. Alla fine le premiazioni per una manifestazione che ha visto gare emozionanti ed una importante cornice di pubblico. Termina lo sport, tra pochissimo torniamo con le ultimissime del TG.